Allora, cosa volevo farvi ascoltare? Un'altra cosa, mi è venuta in mente una cosa da farvi ascoltare, adesso mi hai fatto perdere il filo, come al solito. Mi hai fatto perdere il filo. Che devo fare? Mi avete fatto perdere il filo. Ah sì, i parlamentari. No, Mazzucco, signor Massimo Mazzucco. Massimo Mazzucco è un giornalista, diciamo, alternativo. Beh, che lavora sull'internet, che se l'è presa molto con giornalista, comunicatore, non so che. Se l'è presa molto anche con il signor Parenzo nel passato. Sì, ma va Massimo benissimo. Mazzucco. Ma è un nulla. Che fa? Adesso è un nulla. Non è perché è devi definirlo un nulla? Perché lo devi fare? Un nulla, dai. Campagna mediatica terroristica, vai. Appunto, un nulla. Quando voi giornalisti montate una campagna di terrore mediatico basata sul numero quotidiano dei contagiati, mi riferisco all'autunno scorso, alla famosa seconda ondata, ma vi dimenticate regolarmente di dire che il 95% di quei contagiati non si ammalerà mai perché resterà asintomatico? La gente lo capisce che non state dalla parte del cittadino e che state distorcendo le notizie per favorire la paura e la corsa alle vaccinazioni. I Novax sono creati da voi giornalisti, Massimo Mazzucco. Quindi è perfettamente inutile che adesso vi guardiate in giro stupiti per cercare di capire i Novax, come se fossero una razza aliena arrivata da un altro pianeta. Questa razza piena di diffidenza verso di voi e verso le istituzioni l'avete creata voi, mentendogli quotidianamente. Ed è una questione proprio di questi giorni, quella della presunta violenza dei Novax e del tentativo da parte vostra di criminalizzarli, equiparandoli addirittura a dei terroristi. Quando Repubblica titola «Caccia ai non vaccinati», echeggiando fin troppo da vicino la caccia all'ebreo durante il fascismo, chi è che istiga la popolazione a mettersi gli uni contro gli altri? I Novax o voi giornalisti? Quello è un titolo di un giornale. Quando Burioni definisce i Novax dei sorci, voi dove eravate a denunciare la sua violenza verbale e a difendere il diritto di queste persone di essere considerate dei cittadini come tutti gli altri? Poi se la piglia anche con te su quella storia di sputare nel piatto, di fondi odio, cioè signor Mazzucco, vai! Quando Parenzo invitava i rider di Bologna a sputare nel cibo dei Bologna, Novax, vedi? Ha mischiato le cose. Non ricordo dei grossi articoli per denunciare questo odio inaccettabile da parte di un noto personaggio televisivo. Come mai? È comico, fra l'altro, che sia lo stesso Parenzo che si domanda oggi da dove arrivi tutto questo odio sociale ad aver contribuito lui per prima a disseminarlo. Vedi che però Mazzucco aggiunge quella cosa alla polemica già nota, il rider di Bologna, mischiando le cose, il signor rider di Bologna. In più forse ha capito, poverino, in un momento. Il rider di Bologna. Ma abbiamo i WhatsApp del rider, l'abbiamo fatto? Fatemi sentire il rider, che sono giorni che non lo sento. Il rider dai, è buono. Il rider vai, è molto buono. Vai, senti il rider, senti. Maledetto Parenzo. Sto andando a lavorare. Allora? Lavoro di merda, sì. Per colpa sua. Brutto stronzo. Guarda, se tu da Padova non fossi andato a Roma a rubare il lavoro a Roma, da prima Padova Milano, a Roma, sì. L'unico che fa il contrario, quelli di Roma non sarebbero venuti qua a Bologna e non avrebbero rubato i lavori buoni, capito? E mi tocca fare un lavoro di merda per colpa tua. Parenzo, vaffanculo, brutta merda. Barisone, quello va dalle mistress. Uno che ha una voce così va dalle mistress, sicuro va dalle mistress. No, sei quello del programma dopo, è anarchico, poi la libertà. Ma va a cagare, va, che se non ci fosse andare quel Radio 24 a parte l'Ester non se lo ascolterebbe nessuno, brutto coglione. Questi sono facciali di palle te, Cruciani. Con tutti gli spilli infilati nei maroni. Avrai l'agopuntura, come lì, Lady Agatha. Lui è pollo, coniglio, anatra, li ha fatte tutte, tutte in forno, 150 gradi. È un genio assoluto. Hai beh, ancora cazzo, sai, ogni tanto fare il rider ti può anche girare un po' al cazzo, sai. Beh, certo. Non ti danno la mancia, senti, non ti fanno Napoli. Questo e non ti fanno quell'altro. Magari ti becchi anche, arriva prima uno, si arriva insieme, si litiga un certo, po', no? Beh. Per chi entra prima, chi entra dopo. Ma arrivare al punto di darsi 5 coltellate per andare a ritirare un panino prima dell'altro. Un panino, 5 coltellate. E in quale città? Grandissimo, Ryder, devo dire la verità, c'è un'altra
saga che potremmo